Ciao amici, come ben saprete esistono tanti film horror basati su storie vere. Oggi scopriremo insieme le vere storie che hanno ispirato 7 famosi film horror. Questo film prende ispirazione dal reale esorcismo di Annalise Michel. La ragazza morì il 1 luglio del 1976, come da lei stessa anticipato in alcune delle sue lettere. Venne sottoposta a circa 60 esorcismi e, al momento della sua morte, pesava solo 30 kg. Le spaventose foto scattate durante questi rituali ci restituiscono l'immagine di una ragazza ridotta a pelle e ossa. Nelle ultime immagini della sua vita, Annalise era spesso affiancata da qualcuno che tentava di trattenere i suoi movimenti convulsi e la sua forza, scatenata da ben 7 demoni, dai quali diceva di essere posseduta. In aggiunta a ciò, durante gli esorcismi vennero effettuate diverse registrazioni vocali per documentare i fatti. Quella che vi farò sentire adesso è una delle tante registrazioni presenti nel web, sottotitolata in italiano. Sage die ganze Wahrheit. Im Namen Jesu und Maria befehle ich dir, tutto era iniziato diversi anni prima, quando la ragazza iniziò a soffrire di convulsioni, che secondo i medici erano dovute ad una forma di epilessia, mentre i genitori, che erano persone fortemente religiose, ritenevano che fosse posseduta dal diavolo, e lei stessa finì per convincersene. Nonostante i problemi di salute, riuscì a terminare gli studi superiori dalla piccola cittadina della Baviera in cui viveva e decise di trasferirsi a Würzburg per seguire i corsi universitari. Fu in questo periodo che le sue condizioni peggiorarono sensibilmente e la Chiesa autorizzò un esorcismo per il quale, dopo la morte della ragazza, furono condannati sia i suoi genitori che i preti che l'avevano messo in pratica. Sul finire degli anni 40 fece scalpore il caso di Roland Doe, un ragazzo di 15 anni che manifestò i segni di una possessione demoniaca. Roland, la cui vicenda anni dopo ispirò il film L'Esorcista, era descritto come uno di quegli adolescenti che preferisce la compagnia degli adulti a quella dei suoi coetanei. In particolare, il rapporto con sua zia Harriet, appassionata di occultismo, fu decisivo negli sviluppi di questa vicenda. Pare che dopo la morte di sua zia, Roland abbia provato a mettersi in contatto con lei attraverso una tavoletta Ouija, e fu in quel periodo che iniziarono a succedere cose strane in casa. Questi eventi furono esaminati dal parapsicologo J.B. Ryan, il quale, dopo una notte trascorsa con il ragazzo, consigliò alla famiglia di rivolgersi ad un prete cattolico. La situazione si aggravò al punto tale che per Roland, che sembrava ormai posseduto da un'entità malvagia, si rese necessario più di un esorcismo. Si narra che durante uno di questi il ragazzo riuscì a liberarsi e con una forza disumana sfilò una molla dal materasso, ferendo il prete. Non l'avrei mai detto, ma anche la bambola assassina non è totalmente una storia inventata. Esso si ispira ad una famosa bambola chiamata Robert, che si pensa sia posseduta. Si dice che Robert fu dato ad un bambino, Eugene Otto, da una serva che lavorava nella casa dei suoi genitori. Quest'ultima era piena di rancore nei loro confronti per il trattamento violento che le riservavano. La donna, estremamente abile nell'arte del voodoo, avrebbe riversato tutta la sua magia vendicativa nel bambolotto. Si dice che Robert fosse in grado di parlare e di spostarsi nelle stanze della casa, perseguitando il suo giovane proprietario con scherzi crudeli. Alla morte, molti anni dopo, di Eugene, anche i nuovi proprietari della casa dove Robert era rimasto divennero testimoni della malvagità della bambola. Oggi la bambola è conservata nel Key West Martello Museum, dove chi ci lavora giura addirittura di averlo visto spostarsi durante la notte. Torniamo a parlare di possessioni demoniache con il film The Possession. Questo parla di una strana scatola che scatena una serie di eventi paranormali sulla famiglia protagonista. Alla fine si scopre che all'interno della scatola risiedeva uno spirito maligno della tradizione ebraica, chiamato Dibbuk. Ebbene, nel 2004 un articolo di giornale raccontava come su eBay fosse stata venduta una scatola molto simile a quella del film e che il venditore affermasse proprio che contenesse un terribile D-Book, pronto a portare sventura nella vita del nuovo acquirente.
Il venditore si soffermava anche a descrivere nel dettaglio tutti gli eventi sovrannaturali di cui era stato testimone e che secondo lui erano legati alla malefica scatola. Oggetti rotti e fuori posto, incubi ricorrenti con figure demoniache e odori indesiderati in angoli inaspettati della casa. Jukai, la foresta dei suicidi, descrive nel dettaglio un luogo realmente esistente, la foresta di Aokigahara, nome che significa mare di alberi. La foresta è situata ai piedi del Monte Fuji, in Giappone, ed oltre ad attrarre annualmente un gran numero di persone pronte a togliersi la vita, si dice che in passato esistesse l'usanza di abbandonare nella foresta i membri più deboli e anziani delle famiglie durante i periodi di carestia, in modo che morissero in solitudine. Secondo la leggenda, le loro anime vagano ancora tra gli alberi, cariche di rabbia e di desiderio di vendetta, in grado così di spingere i viandanti alla morte con la loro energia negativa. Tuttavia, i fatti mostrati nel film si distaccano parecchio dalla realtà. Infatti, non sono mai stati documentati episodi paranormali o simili all'interno della reale foresta. Il film Veronica ha la fama di essere il più pauroso mai prodotto. Si dice che una sola persona su 10 riesca a vederlo fino alla fine. Ma queste sono solo voci. Invece, il film prende spunto dalla vera storia di Estefania Gutierrez Lazzaro, una ragazza che morì nell'agosto del 1991. I suoi genitori pensavano che il precoce ed inspiegabile decesso fosse stato causato dal fatto che lei avesse giocato con una tavoletta Ouija. Secondo quanto riportato, poco prima della morte della ragazza, il suo fidanzato aveva perso la vita in un tragico incidente motociclistico e per contattarlo, lei aveva organizzato una seduta con la tavola nella speranza di poterlo sentire ancora una volta. Estefania, per i mesi successivi alla seduta, ebbe crisi epilettiche e bizzarre allucinazioni con oscure figure alte dalle dita allungate che le turbinavano attorno. Anche i suoi genitori confermarono di udire strani ed inspiegabili rumori in casa. Ciò che rende ancora più inquietante il tutto è che la polizia stessa depositò effettivamente un rapporto che indicava come alcuni agenti avessero assistito in prima persona ad eventi di natura sovrannaturale. Circa un anno dopo la morte della ragazza, i suoi genitori richiesero l'intervento delle forze dell'ordine locali per denunciare una forza malvagia all'interno della loro casa. Una volta entrati presso l'abitazione, i rappresentanti della Guardia Civile sperimentarono personalmente che qualcosa di molto strano stava davvero succedendo. Oltre alla temperatura interna estremamente bassa, videro quadri che si muovevano, graffi sul muro e soprattutto un'ombra molto alta e indistinguibile nel corridoio. In ultimo, fatto probabilmente più terrificante di tutti, la mattina dopo venne ritrovata una foto di Estefania a terra, che aveva preso fuoco, cancellandone il viso. Ad aver ispirato il messaggero, The Haunting in Connecticut, è la storia della famiglia Reed. I fatti accaddero nella cittadina di Southington, nel Connecticut. Per 2 anni la famiglia Reed visse in un'impresa di pompe funebri riconvertita in casa abitabile e durante quel periodo dichiararono di aver assistito a numerosissimi eventi paranormali, in particolare alle apparizioni di un giovane spirito dai lunghi capelli neri che sembrava non volerli lasciare in pace. Vi ricorda qualcosa? Eccoci giunti alla fine di questo video. Volevamo sapere, se li avete visti, quale tra questi film vi è piaciuto di più. Fatecelo sapere con un commento. E ricordate di lasciare un mi piace e iscrivervi se il video vi è piaciuto. Alla prossima!